Gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV, buongiorno e bentrovati a Refresh, la rassegna stampa di oggi. È giovedì 20 ottobre 2022, tra poco leggeremo le prime pagine dei quotidiani con i titoli principali. In primo piano la tensione politica attorno ovviamente alla formazione del nuovo governo, con le dichiarazioni di Silvio Berlusconi pro Putin che creano polemica ovviamente sul futuro esecutivo, e poi ovviamente tante notizie che riguardano anche delle novità importanti sul prezzo del gas e anche sulle bollette dei cittadini. Ne parleremo più tardi nella parte di rassegna stampa dedicata anche alla parte locale, perché arrivano anche i primi sì alla formazione della multi-utility nella Toscana centrale. Ne abbiamo parlato ieri con i nostri ospiti, lo faremo anche oggi. Partiamo subito con i titoli dei quotidiani in edicola. Buona giornata a tutti, è giovedì 20 ottobre 2022, così apre il Corriere della Sera. Meloni, stop a Berlusconi. La leader, dopo l'audio shock su Kiev, nel governo chi è con la NATO e l'Unione Europea o non si parte. Il Cavaliere all'incontro con i parlamentari, la guerra è colpa di Zelensky. Poi la precisazione, Letta e Conte all'attacco. C'è l'intervista proprio al capo di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sul Corriere della Sera di oggi. Dissidi, voglio Giorgia Premier e condanno l'attacco russo. Silvio Berlusconi dice al Corriere che andremo alle consultazioni al Quirinale con gli alleati del centrodestra e proporremo il nome di Giorgia Meloni in coerenza con il risultato elettorale. Ribadisce che non ci sono dissidi ma normali discussioni tra forze politiche alleate, leali ma diverse tra loro, e chiarisce che sulla Russia la mia posizione coincide assolutamente con quella del governo italiano, dell'Unione Europea, dell'Alleanza Atlantica e dei nostri alleati americani, ed è diretta condanna dell'attacco militare contro uno Stato libero e sovrano. Dunque Berlusconi di fatto chiarisce in modo inequivocabile la sua posizione. Però, scrive ovviamente nell'editoriale di oggi, la strada è accidentata, Antonio Polito. Andiamo a centropagina, alla fotonotizia. Ladri a casa di Hernandez, aggredita la compagna. Il calciatore del Milan, Teo Hernandez, con la compagna Zoe Cristofoli, influencer di 26 anni. Lui era a cena col Milan, lei sola con il figlio di 6 mesi, e c'è stata una rapina nella villa del calciatore. Attimi di terrore per la compagna. I banditi l'hanno strattonata e costretta ad aprire la cassaforte. Questi i titoli di oggi, ovviamente, del Corriere della Sera. Andiamo anche sulla prima pagina della Repubblica, il titolo è emblematico, destra spaccata, Meloni, roulette russa, ultimatum della Premier in pectore a Berlusconi, l'Italia con l'Alleanza Atlantica, chi non è d'accordo è fuori dal governo, a costo di non farlo. Fratelli d'Italia al lavoro per un gruppo al Senato che raccolga gli scontenti di Forza Italia, ancora in bilico il Ministero di Giustizia, da oggi le consultazioni e domani l'incarico. Il leader di Forza Italia, la guerra è colpa dell'aggressore Zelensky, poi fa marcia indietro, dunque questo l'audio che in un primo momento era stato diffuso e poi smentito anche dallo stesso Berlusconi oggi in un'intervista al quotidiano Il Corriere della Sera. Restiamo sulla prima pagina della Repubblica, il conflitto in Ucraina, i russi via da Kherson, ritirata oltre il Dnipro, spiega ovviamente il quotidiano La Repubblica. E poi ancora nel taglio basso, editoria digitale, Repubblica conquista la leadership su TikTok, e quindi sul social network che molti dicono essere quello delle generazioni più giovani. Repubblica conquista un consenso importante e lo precisa sulla prima pagina di oggi. Andiamo anche sulle altre prime pagine del giorno, lo facciamo anche con l'edizione del quotidiano Il Tirreno, l'edizione di Firenze, Prato e Empoli. L'apertura è dedicata alla tranvia, la nuova linea, il titolo di apertura. Firenze, i lavori al via entro l'estate del 2023 e dureranno 30 mesi, tra le opere previste anche un ponte con tre consiglie per le auto. E poi a centropagina il nuovo audio di Berlusconi che spaventa gli alleati, Zelensky, non dico cosa penso, Cavaliere a ruota libera coi parlamentari di Forza Italia che applaudono. E poi nel taglio alto, morirono sulla ciclabile, niente risarcimento, la notizia arriva da Prato, parenti ancora in attesa dopo 17 anni, la Cassazione rinvia in appello per la decisione. E poi una notizia che commenteremo tra poco, riguarda la luce e il gas, distacchi unilaterali, indagine dell'antitrust su 29 operatori. Ci siamo occupati di questa notizia in passato, lo rifaremo anche questa mattina con il presidente di Federconsumatori Luca D'Onofrio, che tra poco sarà con noi. Andiamo invece sulla prima pagina di Libero, il titolo di apertura è Giorgia vai avanti, ultimo agguato al governo, gli audio rubati a Berlusconi, bomba alla vigilia delle consultazioni diffuse da registrazioni in cui il Cavaliere incolpa Zelensky per la guerra, un altro tentativo di fermare la leader di Fratelli d'Italia, ma Mattarella ordina tirare dritto, la Meloni, noi con la NATO anche a costo di non formare l'esecutivo.
dicevo. Andiamo anche sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Il governo Meloni è nato putiniano, spiega ovviamente Il Fatto. È colpa di Zelensky, la leader teme reazioni estere per il fuori onda, l'audio intercettato di Berlusconi. Berlusconi sposa Putin e Forza Italia applaude. La futura premier, atlantisti o niente, spiega la Meloni. Andiamo anche sulla prima pagina ovviamente del Giornale. Più degli audio contano i fatti, parole rubate, polemica sulle dichiarazioni di Berlusconi sull'Ucraina, Meloni, esecutivo solo se atlantista, il Cavaliere, la mia posizione non si discosta dalla NATO, dall'Unione Europea e dall'attuale governo, e lo dimostrano i voti di Forza Italia in Parlamento con la Russia. E poi l'intervista, Renzi vede il flop dei giustizialisti, vincono soltanto nei talk show, spiega il Giornale sulla prima pagina di oggi, intervistando il leader di Italia Viva. La verità sulla prima pagina, il piano B della Meloni, ministri non concordati, ancora una giornata difficile per la coalizione. Ricevuto l'incarico, la leader dei Fratelli d'Italia potrebbe presentarsi al Quirinale con una lista blindata, non vuole più trattare con Berlusconi, visto che non si capisce quali siano i suoi obiettivi, rischia di far male a sé e al paese. E come ovviamente rivelava anche Repubblica, Fratelli d'Italia starebbe lavorando a un gruppo per raccogliere gli scontenti di Forza Italia. Il Tempo, vedete, Berlusconi spacca tutto, Silvio diventa un caso internazionale, spunta un audio shock del Cavaliere pro Putin e contro Zelensky, in serata corregge ma è tardi, durissima la replica di Meloni, politica estera inequivocabile, chi non la condivide è fuori, oggi tocca a Mattarella, il via alle consultazioni al Colle per formare un nuovo governo. E per noi invece è il momento di ripercorrere tutto quello che è accaduto il 20 di ottobre grazie all'Almanacco del Giorno. Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 20 ottobre, si ricorda San Vitale. Il nome Vitale deriva dal latino e significa che ha una lunga vita. Dice il proverbio, il savio non dice tutto quello che pensa, ma pensa tutto quello che dice. Sono nati oggi Paulina Bonaparte, Arthur Rimbaud, Mara Venier. Il 20 ottobre 1968 l'ex First Lady statunitense Jacqueline Kennedy sposa l'armatore greco Aristotele Onassis. Nel 1999 viene approvata la legge che permette l'arruolamento alle donne nell'esercito italiano. Infine, il 20 ottobre del 2000, i ministri dei 27 stati della Comunità Europea sottoscrivono ufficialmente la Convenzione Europea del Paesaggio. Andrea De Carlo ha detto, l'importante è pensare meno, ricordare, immaginare e aspettare meno. Vivere il momento è tutto ed è l'unica cosa che abbiamo davvero. Arrivederci da Barbanera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. E questo è l'almanacco del giorno, adesso invece i titoli della rassegna stampa sportiva, partiamo dal Corriere dello Sport Stadio, Rocco a fretta, il titolo di apertura, sabato sera caccia all'impresa con l'Inter, la spinta di 32.000 tifosi, Fiorentina da risollevare, 5 punti in meno del 2021 e solo 8 gol, soltanto la Sampdoria ha fatto peggio in questo momento in Serie A, due sconfitte e due pareggi contro le big, Italiano prepara la trappola per Inzaghi, in attacco toccherà a Cabral per Gonzales e Kwame, anzi a Jovic, problemi all'anca, in programma, nuovi esami, scrive Ilaria Masini. Il salto di qualità ha bisogno di un'impresa, sabato sera contro l'Inter la Fiorentina cerca la prima grande vittoria della stagione, fino ad ora con le big del campionato sono arrivati soltanto 2 punti in 4 gare, c'è da risollevare, molare classifica e l'occasione è ottima quanto complicata, sono attese risposte da tutti, serve soprattutto concretezza in attacco, spiega ovviamente il Corriere dello Sport Stadio. E poi la lotta a scudetto che perde due giganti, Maignan Immobile, arrivederci al 2023, questo spiega ovviamente il Corriere dello Sport Stadio facendo riferimento appunto a due grandi protagonisti che in questo momento non saranno lì a lottare per lo scudetto. Coppa Italia, 16esimi, il Parma avanti, stasera tocca al Bologna, i gialloblu eliminano il Bari 1-0, si qualificano Monza e Spezia, Cagliari al Dall'Ara, Thiago prova a vincere. E poi nel taglio basso, due schiaffi a Conte, in Premier il Manchester United ferma la corsa del
Tottenham finisce 2-0, pari del Chelsea e a Brentford 0-0 e Liverpool stende Scamacca 1-0 nella Liga. Il pallone d'oro Benzema trascina il Real contro l'Elche che vince per 3-0. Andiamo anche sulla prima pagina invece della Gazzetta dello Sport con i titoli del giorno e il titolo è la Gazzetta dello Sport, vedete Lukaku, Inter è tutto tuo, il Chelsea libera Romelu, non tornerà a Londra il club nerazzurro pronto a rinnovare il prestito del belga e a riscattarlo nel 2024. E questi ovviamente i titoli della rassegna stampa sportiva di oggi, noi torniamo tra pochissimo con tutte le notizie all'interno dei quotidiani, a tra poco Refresh. Il calcare. Ma ci sono qua io, Drago, una bestia contro il calcare. Quelli sì che erano anni duri per il calcare. Per fortuna Drago è tornato, 3 volte più efficace ed è anche igienizzante. Nuovo Drago Pulisan, l'anticalcare igienizzante. Una bestia contro il calcare. Colazione, pranzo, cena, merenda, aperitivo. Con Menchetti, ogni momento è più gustoso. Dai più sapore al tuo tempo e vivi deliziose pause insieme a noi e alle nostre imperdibili novità della stagione. Perché è sempre l'ora di Menchetti. Sono iscritto in Fiamma per essere consapevole dei miei diritti e farli valere. Perché la condivisione e l'unione di coscienze hanno un valore immenso. Perché il senso civico è al centro della nostra battaglia. Sono iscritto alla Fiamma perché mi piace stare dalla parte giusta. Perché insieme possiamo fare di più. Ho scelto la Fiamma per difendere i miei diritti e dare voce alle mie paure. Perché è lotta, resistenza e ostinatamente antifascista. Campagna di tesseramento Fiom CGL. Unisciti a noi. Tutti abbiamo dei sogni, tutti facciamo progetti, piccoli o grandi che siano. Qualche volta per realizzarli c'è bisogno di qualcuno di fiducia, che ci ascolti e ci aiuti a renderli possibili. Per questo c'è Prestito Credipair, il credito per te del gruppo BCC Crea. Ci fidiamo dei tuoi sogni. Noi siamo Credipair. Vieni in filiale. Banco Fiorentino. Al tuo fianco. Sempre. Buongiorno a tutti, gentili telespettatori di Firenze TV, Toscana TV, ben trovati a Refresh. Abbiamo già letto i titoli per quanto riguarda le notizie principali del giorno sulle prime pagine dei quotidiani. Adesso invece è il momento di andare all'interno della nostra rassegna stampa, è giovedì 20 ottobre 2022. All'interno ovviamente dei quotidiani, innanzitutto partiamo dal Corriere della Sera, pagina 5, c'è l'intervista a Berlusconi, visto che ieri il suo audio intercettato è diventato il caso del giorno. È ridicolo mettere in discussione il mio atlantismo. Il capo di Forza Italia, proporremo Giorgia Premier, non rinego l'amicizia con Mosca, ma è cambiato tutto. Nessuna interpretazione assolutoria dell'invasione russa dell'Ucraina, la mia è una netta condanna dell'attacco, questo spiega Berlusconi, intervistato da Marco Galluzzo oggi sul Corriere della Sera. E poi i tempi delle consultazioni verso il governo, vedete, via alle consultazioni, ora il Colle si attende risposte chiare dal centrodestra. Oggi l'avvio delle consultazioni
Quirinale, domani il seguito delle consultazioni, venerdì molto probabilmente l'affidamento dell'incarico, quindi sempre domani, sabato 22 lo scioglimento della riserva e la lista dei ministri, domenica 23 il giuramento del governo al Quirinale, lunedì la cerimonia della campanella a Palazzo Chigi, martedì 25 voto di fiducia alla Camera, mercoledì 26 voto di fiducia al Senato. Questi sono i tempi dunque tra questa settimana e la prossima per quanto riguarda le consultazioni, la formazione dell'esecutivo e poi il voto di fiducia nelle due Camere del Parlamento. Andiamo sulla questione del gas. Allora, tanti articoli. Partiamo a pagina 15 del Corriere della Sera. Gas, il muro di Germania e Olanda, il price cap divide l'Europa. La proposta della Commissione sul tavolo dei leader dell'Unione, l'Italia, il limite al metano sia subito operativo. Vedremo quale sarà la decisione del Consiglio europeo, perché si deciderà tra praticamente oggi e domani sul price cap a prezzo del gas. E poi ancora le temperature, un ottobre che sembra estate con massime fino a 30 gradi e i termosifoni restano spenti. Le spiagge ancora frequentate, ulteriori risparmi del 2% nei condomini, i climatologi sono anomalie che rendono il meteo sempre più variabile, questo spiega ovviamente il Corriere della Sera. Ma andiamo alla notizia importante che riguarda l'intervento dell'antitrust sulle bollette, energia, faro antitrust sulle bollette, nel mirino le modifiche ai contratti, indagine su Irem, Dolomiti, Iberdrola ed E.ON, chieste informazioni ad altri 25 operatori sul tema, soprattutto delle modifiche ai contratti e anche delle disdette unilaterali, questo spiega il quotidiano del Corriere della Sera. Su Repubblica troviamo questa notizia più articolata, bollette più costose o contratti tagliati, i trucchi delle aziende nel mirino dell'antitrust, l'indagine sulle aziende. Le contestazioni quali sono? Attenzione, prendere o lasciare. Alcune società prospettano aumenti delle bollette future e, in caso di rifiuto, la cessazione del contratto in essere. L'antitrust considera indebite queste pressioni sulle famiglie. Lo stop del decreto, l'antitrust considera legittime le richieste di modifica dei contratti che siano partite, si siano perfezionate entro il 10 agosto. In caso contrario si viola il decreto aiuti bis, poi convertito in legge. E poi gas o rinnovabili negli spot e nelle inserzioni pubblicitarie. Alcune aziende assicurano di rifornirsi da fonti rinnovabili, poi però giustificano gli aumenti con la necessità di acquistare gas a prezzi più alti. Questo è l'oggetto del contendere. Saluto con noi in collegamento Luca D'Onofrio, presidente di Federconsumatori Toscana. Buongiorno presidente, grazie. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, innanzitutto partiamo da qua, perché anche voi avevate sollevato il problema delle modifiche unilaterali del contratto, soprattutto in Toscana, per la fascia, diciamo, degli anziani. A questo punto l'interessamento dell'antitrust con questa azione che stiamo leggendo, chiara e precisa, nei confronti in totale 28 società, che lo ricordiamo, numero decisamente marginale nell'ambito, diciamo, dei fornitori di gas e energia, però fa capire che intanto si guarda con grande attenzione ovviamente a questo tema. Sì, intanto credo sia necessario sottolineare l'attività dell'autority, in questo caso l'autorità garanzia della concorrenza e del mercato, perché in questo, come in altri casi, l'autorità è intervenuta tempestivamente. Lo ha fatto avendo ricevuto una serie di segnalazioni di esposti da parte delle associazioni dei consumatori, anche da parte di singoli cittadini, e quindi l'autorità ha svolto il suo pieno ruolo di ente preposto alla tutela del consumatore. Quello che ha accertato e che sta accertando l'autorità a garanzia della concorrenza del mercato era quello che un po' da circa un mese noi sostenevamo, cioè che vi erano dei comportamenti illeciti da parte di alcune società di venditrici o di fornitura di energia, in particolare alcune società minori, che poi l'antitrust ha individuato, avviando però una attività di approfondimento su altre 25 società che vendono energia. Vedremo cosa succederà all'esito del procedimento avviato dall'antitrust. Quello che è un dato di fatto è che dal 10 agosto, giorno in cui entra in vigore l'articolo 3 del decreto aiuti bis, alcune società hanno cercato di eludere quel divieto normativo attraverso due pratiche, e cioè continuando a modificare unilateralmente i contratti
in vigenza di divieto o nei casi più gravi addirittura recedendo dalla fornitura perché giustificando diciamo, il recesso in vari modi. La cosa che mi preme sottolineare è che quello che è accaduto è la dimostrazione rispetto al quale in un servizio pubblico, qual è quello della fornitura della luce, del gas, anche del servizio idrico, potremmo estenderlo, ci sono troppi che operano. Noi avevamo già chiesto al precedente governo, lo rifaremo al futuro governo, di introdurre requisiti rigidi che devono avere coloro che vendono energia, perché si vende, si fornisce un servizio pubblico. Non è possibile che in Italia abbiamo oltre 800 venditori, in Toscana ne operano complessivamente tra luce e gas oltre 400, ed è evidente che nella massa c'è qualcuno che cerca di fare il furbo. Certo. Guardi, allora c'è anche questa storia che oggi racconta il Tirreno, Eugenia Demi, 85 anni, un sms, l'utenza non c'è più, tolgono forniture e dignità, adesso sono costretta a pagare il triplo. Stiamo parlando ovviamente del mercato tutelato e questa signora, Eugenia, 85enne, è stata una delle prime toscane, spiega il Tirreno, ad aver subito il recesso del contratto. 800 euro di pensione e ho paura con spese e medicine, temo di non farcela più. Allora, per venire incontro, ricordiamo anche soprattutto a queste fasce deboli, voi come Federe Consumatori avete chiesto a tutti i comuni della Toscana, della città metropolitana di Firenze, insomma tutti i comuni, di attuare intanto dei fondi in attesa di capire quali saranno anche gli interventi governativi, di attuare dei fondi per sostenere ovviamente con dei contributi i cittadini che in questo momento fanno fatica a pagare le bollette. Noi abbiamo ospitato il sindaco di Figline Incisa Valdarno, Giulia Mugnai, che ci ha raccontato del fondo che ha istituito di 133.000 euro, l'assessore Gianassi, ieri assessore al Comune di Firenze, ha annunciato che comunque sarà diciamo, attivata una misura aggiuntiva rispetto a quelle già previste, altri comuni si stanno muovendo, dobbiamo dire che la risposta dei sindaci sta arrivando nelle difficoltà che conosciamo bene, perché anche i comuni si trovano diciamo, a fronteggiare il caro bollette per le scuole e per le strutture pubbliche. Certo, allora che ci sia un riscontro positivo da parte dei comuni della Toscana è un qualcosa di molto positivo. Tra l'altro noi abbiamo indirizzato questa richiesta proprio ai sindaci, consapevoli anche delle difficoltà che hanno i comuni per la mancanza di idonei trasferimenti statali, ma francamente abbiamo una politica come dire, comunale molto attenta, molti sindaci ci hanno come dire, mostrato la volontà di capire come ritagliare, nella consapevolezza che poi nei loro uffici quotidianamente si rivolgono persone che in questo momento sono in grande disagio. Il primo comune a partire è stato il comune di Figline Incisa, tra l'altro un'entità economica abbastanza importante, non abbiamo però molto tempo, ecco, quindi dovremo un po' sollecitare i comuni e i sindaci a fare in fretta, a capire in quali diciamo, settori dei loro comuni possono, è possibile ritagliare delle risorse. Può essere uno degli strumenti, può essere quello delle partecipate, come abbiamo già detto, ma anche altri settori, l'importante è individuare priorità. Dico che c'è poco tempo per il semplice fatto che tecnicamente entro la fine dell'anno bisogna provare i bilanci di previsione, ma c'è poco tempo soprattutto perché ormai ci trasciniamo questo problema da circa un anno e abbiamo una parte sostanziale della nostra società, quindi dei cittadini e delle cittadine toscane, che iniziano ad aver dato fondo a qualsiasi tipo di opportunità, questo per pagare le bollette di energia. Tra l'altro a livello nazionale è stato diffuso un dato allarmante, cioè di quanti non sono riusciti a pagare le fatture, quindi per questo motivo dico che c'è assolutamente fretta di assumere qualsiasi impegno, piccolo o grande che sia, in questo momento non ha come dire, importanza, ma dobbiamo dimostrare ai nostri cittadini e cittadine che la politica delle priorità, la prima priorità è quella di tutelare appunto le persone, le fasce più deboli,
Quindi adottiamo ogni misura, ordinaria o straordinaria che sia, ma facciamolo subito. Grazie al presidente di Federconsumatori Toscana, Luca D'Onofrio. Grazie a voi. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Allora, vedete anche la Nazione, la giungla delle bollette, Caro Energia, fornitori nel mirino, l'antitrust, consumatori ingannati, l'accusa, le aziende hanno aggirato il decreto aiuti bis che congela i costi sotto i riflettori, anche altri 25 compagnie oltre a quelle citate. Anche la Repubblica ovviamente su questo propone una doppia pagina. Dopo le promesse elettorali, eccoci qua, gli aiuti per 30 miliardi, l'emergenza energia prosciuga la manovra, non restano risorse per flat tax, un mini intervento per superare la Fornero. Questo è il punto di Repubblica a proposito anche di quello che dovrà fare il futuro governo. Andiamo sempre su Repubblica e vi propongo questo articolo molto interessante che riguarda la sfida delle nove città green in 8 anni, con bus solo elettrici, più alberi e rinnovabili. Tra queste città ci sono anche Firenze e Prato. Dunque questo è il punto delle nuove città italiane che dovranno essere a emissioni zero entro il 2023. Tra queste città anche ovviamente Firenze e Prato. Le ore perse nel traffico a Firenze nell'ultimo triennio ammontano a 95, a Prato a 97, secondo ovviamente questa indagine di Repubblica. Però appunto bus solo elettrici, più alberi e rinnovabili sono ovviamente gli obiettivi delle città green. Andiamo a questo punto sui titoli della rassegna stampa locale, lo facciamo partendo dalla Nazione di Firenze. Il titolo d'apertura è: morti da Covid, nessuno è colpevole. La procura chiude quasi tutte le inchieste sulle vittime della pandemia chiedendo una raffica di archiviazioni, ma le famiglie sono sul piede di guerra. Non ci fermeremo qui, siamo pronti a opporci a questa decisione. Vi ricorderete ovviamente anche questo per quanto riguarda i decessi, in particolare nel RSA. A centropagina, Ponte Vecchio ma non troppo, primo restauro conservativo della storia per il simbolo della città, nessun problema strutturale ma serve una pulizia da 2 milioni di euro. Poi nel taglio alto, Firenze dice sì alla multiutility, la grande holding dei servizi apre all'azionariato popolare. Andiamo all'interno con una notizia invece che riguarda la città che si trasforma. Firenze cambia così, una scuola superiore nel palazzo ex ferrovie, nel cosiddetto palazzo del sonno su Viale Lamagnini, ci potrebbe sorgere una scuola superiore perché c'è una carenza di aule ormai cronica. Il futuro dei grandi immobili vuoti, mix di funzioni senza vincoli rigidi, blocco alle strutture ricettive in centro, si favoriranno nelle periferie. L'assessora Del Re illustra i prossimi passi del piano operativo comunale. Andiamo anche al tema ovviamente della multiutility, lo facciamo sempre con la Nazione. Multiutility, il giorno della svolta, via libera al polo unico dei servizi, grande opportunità per i cittadini. Il Consiglio Comunale approva la delibera di Gianassi con la novità del 5% per l'azionariato popolare. Nardella, lavoreremo per raffreddare l'aumento delle tariffe, no di sinistra, Lega e Movimento 5 Stelle. E dunque sull'approvazione ovviamente della multiutility, che è un passo molto importante, ne abbiamo parlato spesso qua a Refresh. Direi di guardarci il servizio di Toscana TG, è il numero 1, regia. Approvata in Consiglio Comunale a Firenze la delibera sulla multiutility, il progetto che unirà in un unico gestore l'ambito dell'energia, dell'acqua e dei rifiuti. Un sistema già presente in alcune regioni italiane a gestione pubblica. Questa mattina la votazione, a differenza di altri luoghi, la destra è apparsa su fronti diversi. La Lega ha votato contro e Fratelli d'Italia si è astenuta. Favorevoli PD, la lista di Nardella e il gruppo Centro. Gli utili di questa nuova azienda rimarranno nel nostro territorio e ci serviranno a finanziare le politiche per il territorio. Avremo molti più soldi per investire sulle infrastrutture, 1,5 miliardi di euro nei prossimi anni sulla rete idrica, sugli impianti per i rifiuti, sulla rete del gas, e poi potremo generare nuovi posti di lavoro per diverse centinaia e tenere a bada anche l'aumento delle bollette su tutti i settori, visto che è un argomento ora peraltro molto sentito. La quotazione in borsa della multiutility non piace a tutti. Questa mattina una piccola contestazione sotto a Palazzo Vecchio da parte del Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua, e alla quale il sindaco ha risposto così. In una dimensione di mercato regolato, di grande trasparenza, noi possiamo attingere soldi alla borsa. Quindi in queste tre strade, invece di prendere soldi ai cittadini, invece di chiedere di indebitarci pesantemente con le banche, preferiamo prendere i soldi dal mercato, dalla borsa, dai piccoli risparmiatori, in un regime di grande trasparenza e di controllo pubblico maggioritario.
Eccoci dunque, torniamo invece alle notizie che arrivano da Firenze, lo facciamo a pagina 15 della Nazione con la questione delle multe. Velox, il muro del Partito Democratico, bocciate le mozioni contro il multificio. In Regione, Centrodestra e Italia Viva tornano sui numeri di boom di sanzioni democratici compatti, atti strumentali e il tema è comunale, spiega ovviamente il Partito Democratico facendo riferimento appunto alla discussione in Consiglio regionale sulle multe a Firenze. Andiamo avanti con una notizia che arriva dal Mugello della Val di Sieve, si parla di trasporto pubblico locale, in particolare trasporto su ferro, linea Pontassieve-Borgo, situazione intollerabile. L'assessore regionale Baccelli attacca Trenitalia e RFI sulle mancate informazioni ai pendolari riguardo a lavori in corso con relativi disagi, la cabina di regia. Questo spiega Baccelli a proposito ovviamente della situazione sulla linea Pontassieve-Borgo-San Lorenzo, che è una linea che in questo momento desta particolare attenzione per la situazione dei cantieri. Andiamo avanti con i titoli di oggi, lo facciamo anche con i titoli ovviamente del quotidiano Il Tirreno all'interno. Tramvia green con 17 fermate, ecco la linea per Bagnaripoli. Vedete ovviamente nella pagina interna del Tirreno di Firenze, i lavori partiranno entro l'estate del 2023 e dureranno 30 mesi. In particolare questa è la linea, la T3 che arriva fino a Bagnaripoli. E vengono indicate anche le fermate, 17 in tutto, e questa invece è la mappa delle future tranvie con appunto la linea verso Bagnaripoli, la linea 4 che arriverà alle piagge e poi a Campi Bisenzio e l'allungamento della linea 2 fino a Sesto Fiorentino. Questa è la mappa delle tranvie di Firenze. Ancora all'interno multiutility, c'è l'ok definitivo e nasce l'asse Nardella-Tomasi, perché il sindaco di Firenze e il sindaco di Pistoia in questo momento sono entrambi favorevoli ovviamente alla multiutility, e il punto è che Fratelli d'Italia rivendica i ritocchi del sindaco di Pistoia. Nardella esulta, presto si uniranno altre province, il partito di Meloni si astiene contro Movimento 5 Stelle, Sinistra e Lega. Però ieri c'è stato anche un sit-in, lo vedete nella foto, dei contrari alla multiutility sotto Palazzo Vecchio. Ecco, cerchiamo di capire le ragioni anche di chi è contrario alla multiutility, lo facciamo nel servizio, è il numero 2, regia. Tra i 64 comuni chiamati a esprimersi sul progetto di nascita della multiutility attraverso la fusione per incorporazione in alia delle partecipate Publi Servizi, Consiag e Acqua Toscana, c'è anche chi dice no. Qualcuno ha tutta l'operazione, come Montevarchi, altri solo alla quotazione in borsa del 49% della nuova holding. Nella maggior parte dei casi però si tratta di una contrarietà espressa dai consigli comunali non sul testo della delibera, come avrebbe dovuto essere, ma su mozioni o ordini del giorno per, questa è la motivazione addotta, dare una sottolineatura politica alla propria contrarietà. Tra questi ci sono Calenzano, Baia e Cantagallo. C'è poi il caso di Sesto Fiorentino, che non ha portato l'argomento in consiglio comunale sotto nessuna forma, perché ritiene sia sufficiente aver inserito l'aggregazione dei servizi pubblici nel documento unico di programmazione approvato a suo tempo dal consiglio. A pesare su questa decisione del sindaco di Sinistra Italiana Lorenzo Falchi, ci sarebbe anche il rischio che la sua maggioranza non avrebbe retto, dato che il gruppo PD è favorevole all'operazione. Ma la vera motivazione per tutti i contrari che hanno scelto di esprimersi su atti alternativi alla delibera sarebbe un'altra: i patti parasociali di primo livello. Votare no alla delibera avrebbe significato votare no anche a questo documento importantissimo per definire la governance dell'ente, perché dà accesso alla definizione dei patti parasociali di secondo livello. Ecco dunque che evitare di esprimersi sulla delibera si è tradotto nel lasciarsi le mani libere sui patti parasociali, che torneranno in questi consigli insieme alla presa d'atto delle modifiche dello statuto di Alia. Una strategia che in sostanza permette di tenere in piedi la propria contrarietà alla quotazione in borsa della multiutility senza pregiudicare la possibilità di restarci dentro e con voce in capitolo. C'è poi un risvolto formale: alle assemblee dei soci delle società che confluiranno in Alia è previsto il diritto di voto dei sindaci in cui i consigli comunali si siano espressi in merito alla delibera e non su atti alternativi. Vedremo domani se si opterà per una linea morbida alla luce di una maggioranza forte a sostegno dell'operazione.
E questo è il servizio Toscana TG. Andiamo sulla nazione di Empoli. Vedete, sì, di tre comuni la multiutility va avanti, ma fra tante critiche. Quali sono le critiche? Lo spiega ovviamente sempre la nazione. L'ingresso in borsa è uno sbaglio, serve un referendum per dire no. L'appello di 50 firmatari delle osservazioni della delibera di approvazione della multiutility. Stiamo ripetendo gli errori del passato. Il mercato finanziario non dà garanzie, ma solo grandi rischi. Questo spiega Dusca Bartoli, ovviamente oggi sulla nazione di Empoli. Andiamo un attimo dal nostro ospite di questa mattina, che è il sindaco di Scarperia e San Piero, Federico Ignesti. Buongiorno sindaco, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora buongiorno. Sindaco, innanzitutto lei sicuramente ha guidato un percorso di fusione del suo comune, sarà indubbiamente favorevole anche alla multiutility, che prevede, diciamo, una fusione di tutte le società che gestiscono i servizi pubblici, e lo ricordiamo questo con un beneficio che noi abbiamo tenuto a sottolineare in un numero, 1 miliardo in più di investimenti in 5 anni. Questo è un dato virtuoso assolutamente, perché pensate se questi stessi investimenti li avessero dovuti fare le società attuali, oppure per chi, diciamo, rivendica il pubblico 100% li avessero dovuti fare i comuni. Ragazzi, sarebbe uno scenario completamente diverso a quello attuale. Però, sindaco, in particolare c'è questo dato, cioè ci sono anche alcuni comuni dove governa il Partito Democratico, dove di fatto arrivano dei no al progetto della multiutility. Cioè, ma qua la linea è politica oppure no, secondo te? Cioè, voglio capire questo. Ma innanzitutto io non posso essere favorevole ad un'operazione di aggregazione da parte delle società dei servizi, perché, come detto in presentazione, l'aspetto anche dell'aggregazione istituzionale, penso ai comuni, a quello che ha fatto come comune di Scarperia e San Piero, come altre esperienze sono nate in Toscana, secondo me sono anche una risposta importante che in questo momento abbiamo anche alle difficoltà che esistono a livello internazionale e negli anni anche per sviluppare meglio le politiche pubbliche dei nostri comuni. Io ritengo che sia importantissimo invece aver scelto l'aggregazione a multiutility, che purtroppo causa pandemia si fa anche con qualche mese o qualche anno di ritardo. Era un percorso che era già iniziato addirittura nelle discussioni prima della campagna elettorale del 2020 delle regionali. E oggettivamente, politicamente, mi sembra anche non serio in quei consigli comunali dove si è preso anche delle posizioni molto forti, perché un discorso è approvare un documento tenendo delle criticità, perché comunque è un'operazione importantissima, come hai detto, come è stato detto, si va a creare un soggetto da un potenziale 1,5 miliardi di capacità di investimenti, quello che saranno i patti parasociali, quelle che saranno le dinamiche di sviluppo del territorio, ma soprattutto si rimettono insieme delle province toscane che anni fa hanno lottato per dividersi, penso a Prato e Pistoia, da un'unica provincia, Prato e Firenze, da un'unica provincia diventandone due, c'è l'aggregazione di Prato, cioè un soggetto è davvero nato già con l'operazione fatta con Aria sui rifiuti, necessitava di un passo in avanti per essere anche competitivo con tutti gli altri soggetti che già nel centro nord Italia esistono e che potrebbero venire dalla mattina alla sera a far man bassa anche in Toscana. Io penso che questo sia un elemento importante. Non capisco però oggettivamente la scelta anche di quei consigli comunali dove è presente il Partito Democratico in maggioranza di dover votare contro, e questo forse necessita un ragionamento approfondito anche al nostro interno. Ora in questi giorni parto all'assemblea metropolitana, non sarà solo da discutere quello che è accaduto secondo me nelle elezioni, è molto importante, lo si capisce anche per quello che è avvenuto nei nostri territori, ma questo è un elemento strategico dello sviluppo della Toscana e dell'area in questo momento, che si sta aggregando con uno sforzo anche importante di sviluppo e di opportunità per il futuro, e il Partito Democratico non può andare in ordine sparso con le motivazioni anche più assurde, dicendo che non c'è stato qualche consigliere, è stato detto non c'è stato il sufficiente dibattito di informazione. Se sono parte di un gruppo di maggioranza posso chiedere quante volte voglio un incontro per migliorare, per chiarire gli aspetti. Se all'opposizione lo potrei utilizzare magari perché non voglio entrare nella utility, sono contro determinate strategie, a volte non capibili, e
perché si vede quello che è accaduto a Pistoia, dove la maggioranza di centrodestra ed è stato ha votato a favore fin dall'inizio del sindaco Tommasi, anche prima della rielezione, in altri consigli comunali, specialmente nella zona della provincia di Firenze, dove la chiarezza oggettivamente sulle infrastrutture e le strategie ormai è un pezzetto che non è più chiaro. Quindi tu dici sindaco, chi ha votato contro la multiutility del Partito Democratico nelle sedi istituzionali, consigli comunali, deve comunque fornire una spiegazione politica o comunque deve risponderle politicamente. Questa è la questione, molto, molto chiara, molto semplice. Perché non si può andare in ordine sparso. Qui si sta parlando della nuova gestione dei servizi pubblici dei comuni, quindi su cosa si andrà a fare con i cittadini. Cioè, quindi il Partito Democratico non può avere, secondo me, delle spaccature al suo interno, può avere le dubbie criticità, ma non può votare contro un'aggregazione come questa, perché altrimenti poi si rischiano le motivazioni date sul far ricorso alla borsa piuttosto che altro. Poi ci arriviamo. Poi ci arriviamo. Allora, però politicamente non è una cosa seria, ecco. E quindi questo secondo me deve essere affrontato in maniera puntuale, perché sennò si rischiano poi quelle incomprensioni che stanno bloccando per altre situazioni ormai lo sviluppo dell'area metropolitana fiorentina da diversi anni in certe zone e per certi aspetti. Allora, anche Castello dice sì alla holding, qua siamo a Castel Fiorentino, bene così, il resto sono chiacchiere, spiega il sindaco, ci consentirà di risparmiare i soldi dei contribuenti. Il nuovo soggetto potrà accedere a un finanziamento allo 0,8% anziché al 2,2% come fa Oralia, spiega ovviamente il sindaco, e questo è un beneficio anche della quotazione in borsa. Il ragionamento è soprattutto su questo, che è un beneficio diretto. Ci sono poi ovviamente tantissimi altri articoli anche all'interno ovviamente degli altri quotidiani dedicati al punto ovviamente al punto della multiutility, ma volevo ritornare proprio su quello, cioè in molti puntano il dito sul, diciamo così, sul fatto della quotazione in borsa, ma la quotazione in borsa di fatto serve perché una società come fa a finanziarsi? O va a chiedere prestiti a mercato, in questo momento i tassi sono in rialzo, come il prezzo del gas, oppure si finanzia in borsa attraverso, diciamo, l'apporto di finanziamenti privati. Questo è assolutamente normale. Cioè comunque la maggioranza della multiutility resta pubblica, vero Iniesti? La maggioranza della multiutility rimane pubblica, quindi le strategie le decidono i comuni, le decide il pubblico. E non è neanche scalabile quella maggioranza, perché se non sbaglio si possono aggregare fino al massimo il 5% di soggetti che possono acquisire delle quote, quindi anche con l'azionariato in borsa. Ma soprattutto il tema è questo: quale sarebbe l'altra opportunità per i comuni? Reintegrare tutto all'interno del proprio comune, quindi in pratica indebitando il comune con dei mutui e poi gestendo, penso, dei servizi come l'acqua, come accadeva più di 30 anni fa, prima che ci fosse la società di Publiacqua, parlo nel mio caso. Vuol dire, quindi, io penso a un intervento fatto e terminato alcuni mesi fa nel mio comune di fognatura, che è costato un investimento quasi 3 milioni di euro, voleva dire quindi indebitare una legislatura intera. Poi dopo le rotture, gli altri investimenti li avrebbe dovuto fare, i controlli li faceva il comune. Cioè, perché secondo me a volte si ragionano anche un pochino per spot e slogan, perché questo davvero sarebbe il suicidio in certo. Questo momento delle amministrazioni pubbliche e dei piccoli comuni, dove si viene detto che non potranno avere capacità di partecipazione. Non mi sembra, penso oggi andremo all'assemblea del Consiglio, che quando c'è stata decisione del Consiglio che non ci si sia trovato certo. Tutti prima nel discutere se fosse di 1.000 abitanti piuttosto che di 200.000 come Prato, ecco, a questo punto di vista, o come Publiacqua. Poi magari la scelta è un'altra, quando si parla degli utili, quando si parla di abbattere tariffe, di fare profitti, questi utili sono nei comuni, non è che vanno certo. Da un'altra parte. No, infatti, dire. E magari magari servono per sostenere anche il caro energia, questa notizia dal Tirreno nell'edizione esatto. Dell'Elba, maxi bolletta per il comune, il sindaco Zini, ridurremo i consumi, l'allarme del sindaco in città, aperture invernali a rischio. Allora qua c'è un grande tema, cioè che si rischia che ovviamente i comuni non ce la facciano a gestire la bolletta dell'illuminazione pubblica, del riscaldamento per gli edifici pubblici, incluse le scuole e tutto quello che ne consegue. E poi c'è il problema che tante attività, non facendocela più, rischiano di sospendere l'attività, di diventare stagionali. Questo è un rischio anche per i territori,
Sindaco. Ma noi abbiamo fatto una variazione di bilancio pochi giorni fa, in cui la gran parte delle risorse derivavano dal nostro avanzo di amministrazione e abbiamo utilizzato per coprire i maggiori costi energetici. Parlo solo della pubblica illuminazione, solo per il comune Scarpieri e San Piero, nel 2021 era sui 260.000 euro, a oggi supera le 560.000, e parlo solo di pubblica illuminazione. Quindi avere una capacità di risorse della spesa corrente, quindi anche in un futuro, che possono essere garantiti anche da una gestione diversa dei servizi, da degli utili se vengono fatti e vengono ripartiti sui comuni, voglio dire, che poi possono essere anche utilizzati se c'è una scelta politica anche per abbattere le tariffe, però in tutti i consessi dove siamo stati, questi sindaci si professano tanto per il reintegro dei servizi a livello pubblico, non li ho mai visti parlare di utilizzare questi utili per abbattere le tariffe, ma li hanno presi nei propri bilanci comunali come tutti. Quindi anche su questo bisognerebbe essere un pochino più coerenti, perché se no si va a dire alla stampa o ai comitati una cosa e poi però quando c'è da decidere si fa l'esatto opposto. E se no, se poi si decide di non entrare, c'è una scelta molto più semplice, si lasciano le quote alla società, si diventa un cliente e poi si organizza in maniera diversa, perché in questo momento tanto c'è chi voterà oggi anche nello scioglimento del Consia, quindi qualche comune ha votato contro, comunque sarà all'interno della multi-utility lo stesso e avrà lo stesso la capacità di poi aver ridistribuito gli utili. Bisogna essere un po' coerenti, secondo me, e quindi chiedevo questa chiarezza anche ai partiti democratici, ai gruppi che hanno votato in una maniera diversa. Poi sulle bollette, il caro energia, secondo me è stato molto importante anche l'incontro e le dichiarazioni del sindaco Nardella l'altro giorno sulla città metropolitana, di sviluppare quelli che possono essere interventi di efficientamento energetico sugli immobili pubblici della città metropolitana e cercare di sburocratizzare tutto ciò che è l'andamento e le autorizzazioni anche per i privati. Io però che noi comuni di seconda fascia della cintura fiorentina dell'area metropolitana, come Unione dei Comuni, parlo del Mugello, già da tempo abbiamo costituito ipodromi per arrivare a una comunità energetica. Se non ci fosse stato ad oggi il blocco dell'ultimo decreto attuativo, probabilmente il Mugello e mancano... le funzioni pubbliche sarebbero costituite. Allora, mancano i decreti attuativi, ma sappiamo che in Toscana tutti i territori, chi più, chi meno, insomma, sono avanti con il percorso per la realizzazione delle comunità energetiche. Penso che io abbia rifatto le scuole e abbia rifatto il tetto, abbia efficientato un cappotto o altro, abbia praticamente realizzato e installato pannelli fotovoltaici che poi possono essere riutilizzati per quelli che sono sia l'autoconsumo ma possono essere messi in circolo anche per le nuove comunità energetiche. Ci fermiamo, grazie al sindaco di Scarpieria e San Piero, Federico Agnesti, che è stato con noi, grazie, buon lavoro, grazie a voi, buona giornata sindaco. Ci fermiamo un attimo per dare uno spazio alla regia, poi torniamo qua, Refresh torna ancora con tante altre notizie da Firenze, dalla Toscana, su Toscana TV e Firenze TV, a tra poco. Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili ripartono i cantieri tra Montelupo ed Empoli Est, chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni, con chiusura dello svincolo di Empoli Est in ingresso in direzione Firenze. Per questo motivo si sono formate code tra Ginestra ed Empoli Est in direzione Mare e tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Sulla A11 in direzione Firenze, per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, code a tratti tra Pistoia e il bivio per la 1. La viabilità cittadina a Firenze in via Einaudi per lavori alla rete idrica, chiusura del tratto tra via Sonnino e via Bellariva. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
colazione, pranzo, cena, merenda, aperitivo. Con Menchetti ogni momento è più gustoso, dai più sapore al tuo tempo e vivi deliziose pause insieme a noi e alle nostre imperdibili novità della stagione. Perché è sempre l'ora di Menchetti. Sono iscritto in FIOM per essere consapevole dei miei diritti e farli valere. Perché la condivisione e l'unione di coscienze hanno un valore immenso. Perché il senso civico è al centro della nostra battaglia. Sono iscritto alla FIOM perché mi piace stare dalla parte giusta. Perché insieme possiamo fare di più. Ho scelto la FIOM per difendere i miei diritti e dare voce alle mie paure. Perché è lotta, resistenza e ostinatamente antifascista. Campagna di tesseramento FIOM CGL. Unisciti a noi. Tutti abbiamo dei sogni, tutti facciamo progetti, piccoli o grandi che siano. Qualche volta per realizzarli c'è bisogno di qualcuno di fiducia, che ci ascolti e ci aiuti a renderli possibili. Per questo c'è Prestito Credipair, il credito per te del gruppo BCC Crea. Ci fidiamo dei tuoi sogni. Noi siamo Credipair. Vieni in filiale. Banco Fiorentino. Al tuo fianco. Sempre. Eccoci qua, gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV, proseguiamo con la rassegna stampa. Andiamo ovviamente sulle edizioni anche locali del Tirreno, nelle pagine dell'economia. Vedete, il tema delle bollette rimane in primo piano. Bollette triplicate nel settore moda, ora spingere sul fotovoltaico. Pernici di CNA Federmoda spiega: le agevolazioni sono da estendere. Le aziende chiedono di poter accumulare l'energia rinnovabile prodotta in eccesso, ad ora non è consentito. E poi a Grosseto, riscaldamento stangata gasolio per più di una famiglia su 5. Il prezzo medio del combustibile ha toccato il massimo storico e dunque per che ovviamente chi dovrà utilizzare il gasolio si prospettano delle difficoltà di non poco conto. Allora, restiamo sul tema energia, lo facciamo con il rigassificatore. Sfilano nel cuore della città tutte le voci della protesta, pronti a ricorrere al TAR per fermare il progetto di Snam. Entro il 27 ottobre il commissario straordinario Eugenio Gianni dovrà esprimersi sul progetto di Snam e poi chiesto un incontro entro il 27 ottobre anche al commissario Gianni, la linea di FIM, FIOM e UILM. Questo spiega il Tirreno di Piombino sul tema del rigassificatore. Saluto l'onorevole Marco Simiani, parlamentare del Partito Democratico. Buongiorno e bentrovato, Simiani. Dovrebbe aprire il suo microfono. Dovrebbe aprire il suo microfono. Eccoci qua. Vediamo se ce la facciamo. Ah, scusate. Buongiorno, buongiorno, direttore. Non c'è problema. Buongiorno e benvenuto. Intanto una battuta, perché noi ci eravamo sentiti, diciamo, la mattina dello spoglio elettorale. Poi lei è rimasto un po' in bilico con questo sistema elettorale, perché lei è stato candidato nel collegio proporzionale, e quindi prima no, poi sì, poi alla fine l'ufficialità. Insomma, è stato un po' un ottovolante la sua elezione. Non so come l'ha vissuta, però è stato un po' particolare. Diciamo, l'abbiamo vissuta con grande intensità, diciamo così. È stata un'esperienza comunque alla fine bellissima, perché logicamente sono diventato deputato, però c'era stato un errore veramente madornale, nel senso molto, molto grande, nel senso che non erano stati attribuiti i voti sotto soglia del centro-sinistra e mancavano all'appello in Toscana 54.000 voti. Ecco, c'era stato un piccolo errore. Un piccolo errore, va bene. In un sistema elettorale molto complesso succede anche al Viminale. Allora, detto cioè, non era un riconteggio, era proprio una mancata attribuzione. Diciamo sì, così. Sì. Detto questo, onorevole, io partirei innanzitutto da, diciamo, la formazione del nuovo governo, guardandola dall'opposizione, perché mi pare qua che ogni giorno Berlusconi mini un po' la formazione del nuovo esecutivo, prima con le dichiarazioni, poi con gli audio intercettati, oggi poi ha smentito tutto questa mattina in un'intervista al Corriere della Sera. Però, secondo lei, come parte questo nuovo governo, che pare a questo punto, devo dire, molto politico, guardando i nomi dei dicasteri? Alla fine, soprattutto sull'economia, i nomi importanti, anche accreditati, di un certo valore, sono in qualche modo sono sfilati.
Ricordiamo che il Ministero dell'Economia è un ministero importante per valutare la credibilità di un futuro governo. Lei che sensazione ha? Ma guardi, io c'è un aspetto, una cosa è visto quello che si legge sui giornali, l'altra cosa è quello che noi vediamo là nell'aula, che è un, diciamo, c'è una situazione molto di serenità. Poi succede che Berlusconi ogni giorno comincia a determinare una specie di voluta, secondo me, perché non credo che siano tutti messaggi subliminali che arrivano direttamente al presidente, diciamo, in pettore Meloni. Devo dire che quello che importa a me e quello che importa al Partito Democratico in questo momento è quello che succederà dalla fiducia in poi, perché credo che al di là delle polemiche, al di là delle situazioni, loro hanno vinto le elezioni, è giusto che governino e noi dobbiamo avere quel ruolo che di fatto i cittadini ci hanno dato, che è quello dell'opposizione. Sicché io comincerei a giudicare l'operato del governo dal momento dopo in cui entra in carica. Anche perché, come ha detto lei, chiaramente leggeva prima sul giornale, anche sulla in città, insomma, dove io abito, effettivamente noi abbiamo grandi, abbiamo grandi problemi, quello che riguarda soprattutto il caro energia, il caro gasolio, e credo che noi dobbiamo puntare subito lì, noi dobbiamo riuscire da subito a creare le condizioni e supportare anche tutto il sistema delle imprese, tutto il sistema dell'associazionismo, dei sindacati che stanno lavorando, delle associazioni datoriali che stanno lavorando effettivamente per creare anche decreti che possono essere utili. Credo che quello che succederà nei prossimi giorni sarà è cruciale. Allora, guardi, innanzitutto, regia, se fate vedere anche le tappe, ovviamente oggi e domani le consultazioni, venerdì, già domani forse l'affidamento dell'incarico, domenica il giuramento del governo al Quirinale, lunedì la cerimonia della campanella a Palazzo Chigi, martedì il voto di fiducia alla Camera, mercoledì quello al Senato. Queste sono le tappe. Giustamente spiegava Simiani, voglio valutare da quando, dice poi, il governo entra in carica. E proprio su questo, oggi l'abbiamo fatto vedere all'interno del quotidiano La Repubblica, ci riproviamo un attimo, lo facciamo vedere con calma, perché c'era un tema interessante che riguardava appunto la manovra la manovra economica e la cifra da destinare per il contrasto degli aumenti delle bollette. Eccolo qua. Dopo le promesse elettorali, spiega Repubblica, aiuti per 30 miliardi, l'emergenza energia prosciuga la manovra. Non restano risorse per la flat tax, un mini intervento per superare la Fornero. E quindi il libro dei sogni, spiega Repubblica, può attendere. Ci sono questi 30 miliardi di aiuti che si possono stanziare e che devono essere stanziati bene, in modo corretto, no, onorevole? Questo è il punto. No, io credo che il bilancio dello Stato, come sa benissimo, questi 890 miliardi sono molto, diciamo, la manovra alla fine fra tutto quello che lo Stato deve erogare in termini di servizi, di stipendi, di spese generali, investimenti, di fatto sono molto chiuse, insomma, è molto stretta la coperta. Devo dire che noi dobbiamo agire su tre punti. Primo punto è avere dall'Europa uno strumento che possa essere, come è successo anche per la pandemia, che possa essere in maniera trasversale utile a tutta l'Europa, a tutti gli Stati membri. Uno SURE dell'energia che dovesse essere oggi il primo punto che noi dobbiamo riuscire a sollecitare. Secondo punto, un sostegno alle imprese che possa cambiare le imprese. Terzo punto però, perché se no sono soldi che buttiamo dentro il pozzo, dobbiamo trovare il modo di incentivare fortemente il sistema delle energie alternative per quanto riguarda l'autoproduzione. Noi dobbiamo riuscire a dare l'opportunità a ogni impresa, a ogni condominio di poter fare energia, di poter fare luce, perché se noi facciamo questo noi riusciamo anche piano piano. Quindi vuol dire, quest'ultimo punto vuol dire sbloccare i decreti attuativi sulle comunità energetiche, vuol dire. Bravissimo. E c'è un altro aspetto, guardi, sì. nel DL Ter aiuti ci sono strumenti anche nuovi per quanto riguarda il problema legato ai sistemi paesaggistici e a tutta la burocrazia per quanto riguarda anche l'aspetto del parere della soprintendenza. Ci sono aspetti molto importanti e noi sull'autoproduzione dobbiamo investire tantissimo, guardi, perché è l'unico modo per poter dare anche ad ogni impresa, ad ogni condominio, sviluppare queste comunità energetiche, che sono secondo me l'elemento principale per poter
risolvere il problema anche nel futuro. Senta, mi dice invece la sua, visto che ha ricordato la sua città, Grosseto, sul tema della multi-utility, che nasce, i comuni di Firenze, Prato e Pistoia in questi giorni stanno ovviamente votando l'adesione alla multi-utility, che dovrà nascere entro la fine della, diciamo del 2022, vedete, questo è l'articolo della Nazione di Firenze, multi-utility, il giorno della svolta, via libera al polo unico dei servizi, grande opportunità per i cittadini. La multi-utility nasce intanto nella Toscana centrale. Le domando, da Grosseto, come vedete questo progetto? Con scetticismo, perché al momento mi pare di capire che il consenso non c'è stato, così come in altre aree della Toscana. Guardi, devo dire questo. Il contrario, noi siamo molto interessati al progetto della multiutilisti, perché vi spiego perché. Se il progetto riesce a essere un progetto che possa dare l'opportunità ad ogni realtà territoriale un ruolo fondamentale nel sistema della holding, cioè quella holding che stanno costruendo giustamente, non può essere solamente un sistema di aggregazione della Toscana centrale, ma deve essere uno strumento dove tutti i sistemi patrimoniali delle società pubbliche, e ce ne sono diverse, nella, tipo Intesa Siena, così come anche ci sono alcune situazioni positive, tipo a Grosseto, ad esempio, c'è il Rama, che è la vecchia società in cui oggi ha comunque gli asset patrimoniali importanti, che potrebbero entrare lì per poter, in questo caso, dare senso a una multiutility che prima di tutto deve essere patrimoniale e poi industriale, perché credo che queste realtà in Toscana, come può essere tutto il sistema delle soldi di Rete Ambiente, che è la società che gestisce il ciclo dei rifiuti nella Toscana centro, così come anche il sistema idrico, diciamo, delle aziende del settore idrico, che possono in questo caso entrare, però cercando di valorizzare innanzitutto non tanto un'azienda unica che possa in questo caso coartare tutte anche le realtà toscane, no, una holding regionale che possa sostanzialmente rappresentare tutta la Toscana e che possa sviluppare nelle singole realtà comprensoriali, provinciali o anche di area vasta aziende che oggi insistono già nella nostra regione. Onorevole, la ringrazio, grazie al parlamentare del Partito Democratico Marco Simiani che è stato con noi, grazie, buon lavoro, buona giornata. Grazie a voi e buona giornata. Allora, andiamo invece sulla prima pagina del Corriere Fiorentino, l'apertura è Firenze vota sì alla multi-utility, come si può far coesistere gli interessi privati e quelli pubblici, si domanda il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, Biffoni, sindaco di Prato, più investimenti e l'ultima parola spetterà sempre a noi sindaci. Poi Gianni vuole il rimpastino in giunta, via Nardini, Italia Viva vota con l'opposizione, movimenti politici in regione. Al maggio preoccupano i conti in rosso e Nardella spiega priorità agli stipendi dopo le parole di Pereira. Al Museo degli Innocenti anche video e giochi interattivi, Elsker, la magia delle illusioni in 200 opere, la mostra al Museo degli Innocenti. E poi morirono per Covid in ospedali RSA, archiviati quei 49 casi. Andiamo all'interno del quotidiano del Corriere Fiorentino, vedete il sindaco di Sesto, fronte del no sulla multiutility, Lorenzo Falchi, come si gestiranno gli interessi dei cittadini e degli azionisti privati, si domanda, mentre il sindaco Biffoni di Prato, più investimenti e l'ultima parola spetterà sempre a noi. Poi ancora sul caso dei morti col Covid in RSA e nell'RSA gli ospedali, vanno archiviati i 49 casi. E poi la notizia incredibile che riguarda la scuola, a più di un mese dalla prima campanella mancano ancora professori, bidelli e amministrativi. Ieri c'è stata a Firenze la riunione dei dirigenti scolastici dell'Associazione Nazionale Presidi, il cui referente in Toscana Alessandro Artini, sono varie le carenze denunciate nelle scuole. La riunione dell'ANP a Firenze, Artini, il meccanismo degli algoritmi non funziona, accade quindi che i nostri alunni rimangano privi di supplenti per un mese, dopo che la scuola è già iniziata da più di un mese. Andiamo anche all'interno del Corriere Fiorentino con Fipilì, da oggi cantieri tra Montelupo e Empoli, lavori
durerà fino al 7 dicembre per salvare il Natale. E poi arresto cardiaco sul campo, il portiere in terapia intensiva. San Marcello, il ragazzo si è accasciato prima di una partita tra dilettanti, questo spiega il Corriere Fiorentino. Andiamo all'interno anche del quotidiano Il Tirreno, eravamo rimasti all'Elba con ovviamente l'appello del sindaco di Portoferraio. Viareggio, arresti con droga e munizioni, arrestati con droga e munizioni. L'indagine dei carabinieri e guarda di finanza ha portato a 9 arresti e 14 indagati. L'organizzazione doveva fare i conti anche con l'agguerrita concorrenza. Ha stroncato un vasto giro di stupefacenti in tutta la Versilia e individuate numerose persone di elevato spessore criminale, ritenute responsabili dell'attività illecita, così Il Tirreno nell'edizione di Viareggio. Nell'edizione di Massa invece altri 13 posti di lavoro a rischio. In assemblea ai dipendenti di GECO, ditta che si occupa della logistica per Ansaldo, il contratto con la società genovese è in scadenza e non ci sono certezze per il 2023. Andiamo anche all'interno della Repubblica di Firenze con ovviamente le notizie del giorno che riguardano ovviamente la città toscana, il capoluogo e tutta la regione. Il titolo di apertura è Maggio, sindacati all'attacco, allarme sugli stipendi. Cresce la preoccupazione per il bilancio dopo le dichiarazioni del sovrintendente Pereira sulla vicenda, interviene il sindaco Nardella, adesso voglio vedere i numeri. A centropagina la mostra Villa Bardini, Erwitt, il funambolo dello scatto tra Che Guevara e Merlin. E poi la politica, il rimpasto in regione divide il PD e scoppia il caso Nardini. E poi ancora Ponte Vecchio, primo restyling della sua storia al via i prelievi, spiega il quotidiano La Repubblica di Firenze. Andiamo avanti con ovviamente le notizie del giorno che riguardano anche le diciamo edizioni locali della Nazione. Abbiamo già letto quelle di Arezzo e Empoli e Firenze. Andiamo all'interno della Grande Costa, l'edizione ovviamente di Grosseto. Affitti in nero scoperti dalla finanza, locazioni turistiche mai denunciate al fisco per 6 anni, calcolata un'evasione da 120.000 euro. A centropagina la fotonotizia, il bosco stupefacente, blitz dei carabinieri, smantellata una zona di spaccio. E poi nel taglio alto, Eurospin e Conad assumono, servono addetti alle vendite, macellai e anche farmacisti. Questa è l'edizione della Grande Costa di Grosseto. Andiamo sull'edizione di Lucca, tentò di violentare la volontaria, è il titolo di apertura. Il servizio civile in un'associazione. E poi in Piazza per la Pace il corteo dei sindacati. Andiamo anche sull'edizione di Massa Carrara, sempre della Nazione. Muore nell'aereo caduto sui monti. La vittima è Gabriele Baldoni, di 72 anni. La tragedia è avvenuta ieri sull'Appennino. E poi GECO rischia la chiusura. Ansaldo vuol portare via tutto a Genova. I lavoratori in ansia. Abbiamo già letto questa notizia ovviamente anche sul Tirreno, ma la ritroviamo sulla Nazione di Massa Carrara come fotonotizia. E poi nel taglio alto, Massa Carrara, bonifiche, la ripartenza, via al tavolo unico istituzionale tra regioni ed enti locali e sindacati. Andiamo ancora sull'edizione della Grande Costa, in questo caso però di Pisa e Livorno, lavoro nero, retata della finanza, Livorno 8 persone irregolari sui pescherecci in Darsena Vecchia, anche un minorenne e 3 clandestini. E poi sicurezza e accoglienza a Pisa, il bilancio dell'ufficio mobile di polizia turistica. Ancora l'edizione di Pistoia e Montecatini della Nazione, crolla in campo, grave un calciatore, malore ieri pomeriggio a San Marcello, Davide Gavazzi è stato portato con Pegaso a Firenze, lotta per la vita. E poi Multiutility, Pistoia c'è, il comune approva l'ingresso della nascente holding di servizi, ok anche delle altre amministrazioni, con l'eccezione di Agliana, spiega l'edizione ovviamente di Pistoia e Montecatini. Andiamo anche sul sito notiziediprato.it, sito molto seguito e apprezzato. Prato, la furia di Commini, i giocatori, solo metà della rosa da tutto in campo, bisogna svegliarsi. Dunque il patron del Prato fa questa strigliata nei confronti dei giocatori. E poi la faccia del narcotrafficante Pablo Escobar stampata sul nastro adesivo per confezionare droga, 2 arresti. Ancora sulla prima pagina invece della Nazione di Prato, Carovita, come cambia la spesa, nel carrello meno pesce, carne rossa, boom dei prodotti con i marchi delle catene di grande distribuzione. E poi a centropagina, in centro è già Natale,
totale, clima primaverile, ma gli operai stanno già montando le luminarie, il comune decide la ditta incaricata, le luci non costeranno di più. Ancora a Siena, 1000 telefonate sul lavoro alla ex, è il titolo della Nazione di Siena, aveva trasformato la vita della donna in un inferno, condannato a 10 mesi e al risarcimento. A centropagina, Whirlpool, il giorno delle strategie, domani si riunisce il board della multinazionale, tutte le opzioni sul tavolo, Italia e Polonia in attesa. E poi la Nazione di Siena, stazione dell'alta velocità, 6 mesi per decidere, un tavolo per capire dove nascerà, e i sindacati manifestano a Firenze. Su questa notizia, ovviamente di questa notizia se ne occupa anche la Nazione, l'edizione di Arezzo, vedete stazione Medio Etruria, finale di partita, il titolo di apertura, Medio Etruria quando l'Umbria tifava Rigutino, la stazione dell'alta velocità alla resa dei conti, documenti del piano regionale dei trasporti che indicano la stazione vicino alla città la migliore possibile, ma ora può cambiare tutto, quindi vedremo quale sarà la collocazione della nuova stazione dell'alta velocità Medio Etruria. Chiudiamo con il titolo di Viareggio e Versilia della Nazione, il boss intercettato ordinava la coca, previste per oggi le udienze di convalida dopo le 14 ordinanze di martedì, oltre 2 kg di droga sequestrata. E poi dacci oggi il nostro pane, il forte aumento ai viareggini che bussano alle mense della Caritas, così ovviamente la Nazione sull'edizione di Viareggio e Versilia. Grazie a tutti voi che avete seguito anche oggi questo appuntamento con Refresh, la rassegna stampa di Toscana TV e Firenze TV. Refresh torna come sempre domani mattina puntuale dalle 6:50. A tutti voi da Andrea Vignolini l'augurio di una buona giornata. Allez.